raggiunto un accordo sulla direttiva Case Green, regole mitigate ma obiettivi confermati. Il gruppo Master presenta il bilancio di sostenibilità 2022 e racconta il perché della scelta. Uniform incontra i propri clienti e parla del legno e alluminio come opportunità produttiva, commerciale e di branding. Nasce Iconica 74, la nuova generazione di serramenti in PVC di Piva Group. Attenzione alla sostenibilità, continua ricerca e crescita per Profine Group, che apre il suo stabilimento di Bosaro. IP racconta il suo progetto a supporto delle rivendite, dagli spot irriverenti alla progettazione su misura. Buongiorno, sono Olga Monini e vi do il benvenuto a questa nuova puntata del TG del Serramento, il format che vi consentirà di rimanere sempre aggiornati sulle principali notizie di settore, prodotti, normative, aziende, eventi e attualità. Un appuntamento mensile per rimanere sempre in contatto con noi. L'Europa raggiunge un accordo sulle case green. I paesi UE si sono accordati sull'efficientamento energetico degli edifici. Si allungano le scadenze e cambiano alcune regole. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea, dopo mesi di attesa, hanno definito il testo della direttiva EPBD, che mira ad azzerare le emissioni del parco immobiliare entro il 2050 e che verrà votata in plenaria dall'Europarlamento il prossimo febbraio. Ma cosa cambia rispetto alla versione precedente? Decade di fatto l'obbligo per gli immobili di raggiungere la classe E entro il 2030 e della classe D entro il 2033, ma viene stabilito che gli edifici residenziali più inquinanti all'interno dell'Unione Europea dovranno ridurre il consumo medio di energia primaria del 16% entro il 2030 e del 20-22% entro il 2035. Per gli edifici non residenziali il limite è del 16% entro il 2030 e del 26% entro il 2033. Il 55% della riduzione energetica dovrà invece essere raggiunto attraverso la ristrutturazione degli edifici con le prestazioni peggiori. Confermato l'obbligo di installare pannelli solari sugli edifici, ma vengono esclusi quelli residenziali. Posticipata di 5 anni, quindi dal 2035 al 2040, l'eliminazione degli impianti di riscaldamento a combustibili fossili nelle abitazioni. Dal 2030 tutti i nuovi edifici residenziali dovranno essere costruiti a emissioni zero. Per gli edifici pubblici l'obbligo sarà dal 2028. La direttiva europea EPBD, che tanto ha fatto discutere nei mesi scorsi, è arrivata finalmente al testo definitivo. In Italia la preoccupazione riguardo gli obiettivi imposti dall'Europa era decisamente alta e molti hanno sostenuto la difficoltà nel raggiungerli, in particolare perché il nostro patrimonio edilizio è molto vecchio, ma anche perché il nostro parco immobiliare è ricco di edifici storici e vincolati e soprattutto è in gran parte di proprietà di privati cittadini. Questa mitigazione della direttiva fa sicuramente tirare un sospiro di sollievo perché elimina gli obblighi diretti per i proprietari e lascia ogni paese maggiore libertà d'azione. Questo è proprio quello che è stato chiesto da molti protagonisti del comparto costruzioni, ma non deve assolutamente distogliere l'attenzione dall'obiettivo principale che non è cambiato, e cioè arrivare a zero emissioni di CO2 entro il 2050. Sarà quindi necessario proseguire sulla strada delle case green. Il gruppo Master ha scelto la sostenibilità come uno dei pilastri principali della propria mission aziendale e ha avviato già da tempo un percorso costituito da un programma di attività e di misurazione delle proprie performance. Ha quindi deciso di presentare il bilancio di sostenibilità 2022. Il perché ce lo spiega Anna Carla Loperfido, HR and Organization Director Master Italy. La motivazione per la quale abbiamo deciso di redigere in maniera volontaria il nostro primo bilancio di sostenibilità consiste nel certificare in maniera oggettiva e comparabile quello che è il nostro impegno nei confronti dei temi legati appunto alla sostenibilità sociale, economica ed ambientale. Master da sempre mostra una particolare attenzione ai temi della sostenibilità ambientale e responsabilità sociale nel fare impresa, tanto da averli introdotti a partire dal 2020 all'interno della propria strategia aziendale attraverso il programma Master Ability. Il programma Master Ability è il nostro programma di Corporate Social Responsibility che racchiude tutte le iniziative, le attività e i progetti che vengono pianificati e realizzati da un team interfunzionale che lavora proprio sui tre pilastri della nostra della sostenibilità per Master: People, Planet e Prosperity. Nel 2011 Master ottiene la certificazione LCA, successivamente rinnovata nel 2020 unitamente all'accordo volontario con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per la riduzione dell'impronta ambientale. L'azienda ha poi dato avvio al processo di certificazione EPD, come ci racconta Lorenzo Lafronza, Technical Director Gruppo Master. Ci è sembrato naturale, dopo aver certificato tutti i nostri prodotti LCA,
e quindi aver siglato l'accordo con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Ambientale, virare verso la certificazione EPD, che è uno standard internazionalmente riconosciuto e che ci permette di monitorare in maniera puntuale la nostra impronta ambientale. Quindi quest'anno abbiamo certificato EPD praticamente l'80% dei prodotti che noi abbiamo sul mercato, emettendo più di 20 EPD differenti per tutte le principali famiglie di prodotto che produciamo. Michele Roperfido, presidente e amministratore delegato Master Italy, ha infine dichiarato: crediamo che le imprese leader si debbano giudicare non solo per la qualità intrinseca dei prodotti e servizi offerti, ma anche in virtù del senso di responsabilità e delle relazioni con il territorio e con l'ambiente. Legno alluminio come opportunità produttiva, commerciale e di branding. È questo il futuro che immagina l'azienda Uniform e che ha condiviso con i propri clienti e potenziali durante un evento a loro dedicato. Per un mercato sempre più esigente, in un contesto svincolato da bonus e dinamiche di prezzo verso un domani più sostenibile, la ricerca della qualità in tutti i campi diventa l'unica chiave di successo ed è quindi necessario cambiare il proprio approccio generale. E l'azienda Uniform diventa parte di questa evoluzione, modificando anche alcune dinamiche interne. È stato il fondatore Franco Tenzon ad aprire la conferenza parlando di rivoluzione della struttura aziendale, da piramidale a manageriale, e di cambio generazionale. È stato poi il turno del figlio Carlo, che ha parlato di intreccio indissolubile tra prodotto e servizio. Ormai non si vendono più manufatti, ma soluzioni. L'azienda sta andando nella direzione della sostenibilità con una strategia ESG fortemente strutturata, come ha spiegato Federico Dal Pezzo. Luca Manfrin, Elisa Fedrigo e Giorgio Marchesi hanno poi presentato agli ospiti alcuni strumenti di vendita, comunicazione e promozione in grado di supportare concretamente il cliente. Presenti al convegno, moderato dall'architetto Sonia Maritan, anche alcuni relatori esterni, Carmine Garzia di Unicmi, Stefano Mora di Legno Legno, Giuseppe Piazza di Orients Consulting e Franco Laner, docente dello UAV, che hanno regalato al pubblico uno spaccato del contesto quotidiano nel quale operano le aziende, azzardando previsioni, indicazioni, trend, prospettive e modelli di business futuri. La sfida progettuale dell'edilizia moderna si gioca sulla luce. L'ampiezza e la trasparenza delle superfici vetrate sono elementi centrali nel conferire valore a un edificio. Ecco perché anche i serramenti sono chiamati ad avere profili sempre più sottili e armoniosi, in grado di inserirsi con stile nelle diverse composizioni architettoniche. Non semplici infissi, ma soluzioni innovative che uniscono tecnologia ed estetica per una progettazione versatile e un uso intelligente degli spazi. La risposta di Piva Group si chiama Iconica 74, la nuova generazione di serramenti in PVC progettata per massimizzare la luce naturale, coniugando perfettamente design minimale e prestazioni eccellenti, annullando le barriere visive ed esaltando il massimo comfort abitativo. Assenza di fermavetro interno, ampia gamma di finiture esterne, 6 camere, 3 guarnizioni, 74 mm di profondità del telaio e prestazioni eccellenti. Iconica 74 è stata presentata in anteprima ad una selezionata platea di rivendite partner lo scorso dicembre al Crown Plaza di Verona. Un evento esclusivo e di grande impatto che mira a consacrare l'azienda veronese tra i maggiori produttori di infissi a livello nazionale. Kömmerling Italia apre le porte del suo stabilimento di Bosaro per raccontare il suo impegno verso il pianeta, la sua attenzione al cliente e la sua crescita continua. Azienda storica con oltre 125 anni, nata nel 1897 in Germania, Kömmerling negli anni 50 è entrata nel mercato italiano e ha continuato la sua crescita con l'acquisizione di altre realtà produttive, trasformandosi nel 2012 in Profine Group, un gruppo che oggi ha 29 stabilimenti in 23 paesi del mondo, con circa 3.000 collaboratori. L'obiettivo è quello di continuare a crescere, ma in una sorta di controtendenza, puntando ad aprire nuove filiali con filiere locali che investono nel territorio e sono vicine alle esigenze dei diversi mercati, con l'intento di diventare attori globali con posizionamenti locali. La sede italiana non fa certo eccezione e nel corso degli ultimi mesi ha organizzato eventi itineranti in collaborazione con alcuni grandi clienti per rafforzare la partnership e condividere i principi aziendali. Today for Tomorrow è lo slogan del nuovo logo Kömmerling, che racchiude tutta la filosofia aziendale: produrre e lavorare oggi nel pieno rispetto del mondo e delle generazioni di domani. Ed è per questo che l'azienda è estremamente attenta alla sostenibilità, sia di prodotto sia di processo. Agisce in ottica di economia circolare, è attenta al riciclo, all'utilizzo delle materie, alla certificazione dei prodotti e alla loro tracciabilità. E proprio in Italia è stato installato un nuovo impianto di riciclo che l'anno scorso ha recuperato circa 1.500 tonnellate di PVC.
Ormai da tempo l'azienda IP ha intrapreso la strada del supporto al proprio cliente rivenditore, mettendo a sua disposizione un servizio completo. L'idea è duplice: da un lato stimolare l'utente finale con campagne pubblicitarie divertenti e fuori dagli schemi che lo invogliano a recarsi in negozio a richiedere il prodotto IP, dall'altro supportare i rivenditori a 360 gradi per metterli nelle condizioni ideali di accogliere i clienti. IP aiuta i rivenditori a migliorare le proprie sale mostra partendo dalla progettazione degli spazi, aiutandoli a scegliere i modelli di porte più adatti da inserire in showroom, fino alla comunicazione e promozione del punto vendita. L'attenzione al design, abbinata alla lunga tradizione artigiana e alla completezza delle gamme proposte, trasformano IP nel partner ideale per i rivenditori, con una clientela raffinata ed esigente che cerca il perfetto mix tra qualità e prezzo. E con questo per oggi è tutto. Io vi auguro buone feste e buon 2024.